Complicazioni o rischi sono due cose differenti. Il rischio è quello sulla salute. La protesi si può infettare o si può rompere. L'infezione della protesi è una cosa molto grave e la colpa è quasi sempre, diciamo, il 99,9% del chirurgo. Perché un qualsiasi protesi che viene messa nel corpo, anche un microbo, dopo si sviluppa e non potrà mai essere tolto con antibiotici, ma deve essere tolta la protesi, lasciare passare il periodo di guarigione e rimessa nel caso che succeda. Questo può avvenire perché la pelle, sempre abbiamo dei microbi sulla pelle e questi microbi non devono entrare nella protesi. Quando si fa la manovra per far entrare la protesi sfrega un po' sulla pelle, per cui la pelle deve essere ben disinfettata, il chirurgo deve avere i guanti non solo sterili, ma anche lavati da eventuali talchi o sostanze derivate dalla sterilizzazione. E i drenaggi io trovo che siano fondamentali, anche se molti non li mettono, perché mi permettono di fare un lavaggio con antibiotici immediato nel post-operatorio dal drenaggio. Innanzitutto il drenaggio deve essere messo dall'interno verso l'esterno e non verso l'interno perché per non trascinare i microbi nella tasca che si crea. E poi il drenaggio invece viene permesso, finito l'intervento, con tutto chiuso, di fare un lavaggio con un liquido, con un antibiotico, subito, che se c'è un microbo viene subito eliminato. In questo caso si previene sia l'infezione, che è diciamo, il rischio più importante, e sia la formazione di coaguli di sangue che potrebbero indurire e formare una capsula. Per cui un drenaggio, l'accuratezza della posizione, la poco traumaticità dell'intervento, il poco sanguinamento, elimina i rischi che sono l'infezione con il rigetto della protesi. Il decubito può essere una cosa troppo grande, per la pelle sottile può decubitare, la pelle assottigliarsi finché viene espulsa. Questa è la colpa proprio della valutazione sbagliata dell'intervento. O accontentare i pazienti che vogliono protesi troppo grandi. Il terzo rischio è la formazione di rischio, complicazione di questa capsula fibrosa, che c'è ancora 1-2% dei casi di questo intervento succede. Io la statistica ce l'ho con questi accorgimenti, ne ho nettamente inferiore. Mi è capitato 2 volte nella mia vita, una volta con una protesi, 3 volte, una volta una protesi tempo fa, 30 anni fa, che non avevo la mia solita, ho preso un'altra anche più costosa e ho dovuto toglierla perché si era indurita. Un'altra volta era una protesi anche di gran fama, ma si vede una sottomarca che poi è stata eliminata, e un'altra volta invece una protesi che probabilmente avrà avuto un difetto di fabbricazione, e in questi difetti comunque ci sono delle garanzie, delle assicurazioni anche a vita che vengono, il paziente dovrà sottoporsi a un reintervento, però il risultato sarà, e le spese no, perché vengono coperte dall'assicurazione. Ci sono le protesi conosciutissime, le più famose al mondo, e trovo che mi hanno dato più problemi che altre protesi che sono meno famose, ma che in 20 anni che le uso non ho mai dovuto cambiarle, mai. Vuol dire che sono valide. Per cui anche l'esperienza del chirurgo e il follow-up, io ci sono delle protesi dove la statistica è zero, neanche 1%, è zero. Altre protesi dove invece la statistica si può aumentare, insomma, con quelle che ho messo 2 o 3 casi in 30 anni non è tanto. Però non è successo niente al paziente, ha cambiato, un po' di disagio e basta.